Benvenuti sopravvissuti e sopravvissuti in questo nuovo video di Collezioniamo Armi su Elden Ring. L'arma di oggi è un'arma magica e si chiama Spada da Cavaliere Cariano. Una spada che scala in destrezza e intelligenza, ma andiamo a vedere dove prenderla. Quindi siamo al base di quattro campanili come Grazia, okay, quindi a Liurna. Ingroppa il cavallo e proseguiamo. Superate le meduse arrabbiate. E dirigetevi verso questo villaggetto. Al di fuori di questo villaggio ci sarà la carovana. Quindi superatela e iniziate a colpire i giganti. Liberate chi vi intralcia, soprattutto quelli che vi attaccano da lontano e i cani. Vabbè, insomma, tutti mi sono andati avanti. Vabbè. Aprite e troverete la spada del cavaliere Cariano. Bene, ora non ci resta che provarla. Allora, non è un'arma per niente male anche in una build mago, ovvio. Per una build mago ci sono armi molto molto migliori che poi andremo a vedere, come potete aver già visto nel mio video di build mago. Comunque, il moveset è il classico di una spada, tranne per l'attacco, che è pesante, che è un po' più particolare, ma soprattutto per il suo attacco speciale, che non fa che avvolgere la spada di magia e trasformarla in uno spadone. Adesso vi faccio vedere. Più tenete premuto, più ovviamente la spada diventa grande. Ed è un bel danno per un'arma a livello 1. Se non sbaglio ne ho una anche al più 5, che posso farvi vedere che danno fa. E questa è solo a livello 5. Diciamo che non è un'arma per niente male, anche per il suo danno magico, che comunque anche contro il boss non è per niente male, trasformandosi in uno spadone colossale magico. Niente, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Alla prossima, stay survive.